Adesso la parola passa al sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Maria Tripodi. Prego, sottosegretario, dal podio. Grazie. Buongiorno a tutti, onorevoli ministri, illustri colleghi, gentili ambasciatori, desidero ringraziare Sua Eccellenza Ghada Wali, direttrice esecutiva dell'Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine, per la solida collaborazione con l'Italia nella realizzazione di questo importante evento e per lo sforzo costante che dal 2003 vede tale ufficio promotore dell'implementazione della Convenzione e dei suoi protocolli. Dal giorno dell'entrata in vigore si sono tenute 11 conferenze degli Stati parte, che hanno consentito scambi estremamente proficui in gruppi di lavoro e incontri informali, ma soprattutto la possibilità di utilizzare uno strumento giuridico quasi universale, incredibilmente flessibile e innovativo, per cooperare a livello internazionale e combattere le forme di criminalità più gravi. Davvero un grande traguardo. L'articolo 1 della Convenzione stabilisce esattamente questo: lo scopo è promuovere la cooperazione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale in modo più efficace. Proprio la necessità di forme e strumenti più efficaci nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia per contrastare la criminalità organizzata è stata alla base dell'intuizione e delle finalità fondamentali che hanno ispirato e orientato il negoziato per la stesura della stessa. Permettetemi di sottolineare che un'importante fonte di ispirazione per quella intuizione fu la visione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di altri magistrati antimafia, eccezionali esempi e figure che capirono come la cooperazione internazionale fosse fondamentale per contrastare i legami internazionali sempre più sfruttati dalle organizzazioni criminali. È anche per questo che hanno perso la vita e hanno tributato il loro estremo sacrificio. Ed è anche per tenere viva la loro eredità che oggi ci troviamo in quest'aula bunker che fu usata per il primo maxi processo alla mafia. Nel corso di questi 20 anni la lotta alle mafie ha potuto registrare grandi successi, ma i sodalizi criminali hanno al contempo modificato il loro modo di agire e accanto ai tradizionali traffici si sono dedicate sempre più al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani. Oggi la presenza di molti colleghi delle due sponde del Mediterraneo testimonia l'impegno collettivo nel voler fermare questo traffico, che è un traffico di morte, nuova piaga del nostro tempo. Solo alcune ore fa le nostre forze di polizia, alle quali esprimo una volta di più gratitudine, hanno arrestato 25 persone dedite alla tratta internazionale che riducevano in schiavitù le loro vittime provenienti dal sub-Sahara. L'Italia è convinta che si debba aumentare la collaborazione internazionale, non solo attraverso lo scambio di informazioni per le indagini, ma anche nella prevenzione del fenomeno, agendo su molteplici fronti, dal rafforzamento della governance e dello Stato di diritto allo sviluppo economico, alla formazione delle giovani generazioni, fino a una lotta senza frontiera alle organizzazioni criminali.
L'Italia inoltre ritiene che si debba dare ampio spazio a queste tematiche anche in occasione della nostra prossima presidenza del G7 nel 2024, in linea di continuità con il nostro tradizionale impegno in materia. Sicurezza, rafforzamento dello Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, sviluppo sociale sono tematiche che sempre più spesso interagiscono in un gioco di forze nel quale i fattori in campo assumono inevitabilmente un peso diverso in ragione delle distinte realtà politiche ed economiche dei singoli paesi. Ed è del tutto evidente, cari colleghi, che per affrontare e combattere fenomeni di tale rilevanza nessuno può pensare di correre da solo o di cercare soluzioni individuali senza la collaborazione di paesi e partner amici. Una collaborazione che oggi, ancor più che in passato, trascende il dato geografico, favorendo crescenti sinergie tra paesi e governi che, al di là delle distanze e delle diverse realtà geopolitiche, condividono comuni valori e un comune impegno a favore del pieno rispetto della legalità e dei diritti umani. Gentili ospiti, distinti delegati, avviandomi alle conclusioni, mi piace ricordare ancora una volta quello che diceva Giovanni Falcone: che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare c'è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Ebbene, cara direttrice, cari colleghi, oggi noi, tutti noi, con il governo italiano in testa, preferiamo fare e continueremo a farlo e a batterci contro la tratta degli esseri umani, che davvero va estirpata. Vi ringrazio e vi auguro buon prosieguo dei lavori. Grazie mille al sottosegretario agli affari esteri e della cooperazione internazionale Maria Tripodi.